Intervengo sull'articolo 4, sulla votazione dell'articolo 4, proprio perché appunto l'articolo 4 tratta dell'istituzione della rete ciclabile nazionale denominata Bici Italia e all'articolo 3 avevamo visto che c'è da redigere il piano generale della mobilità ciclistica. Ora, queste due iniziative sono assolutamente indispensabili, dicevamo, ma a causa del parere negativo della Commissione Bilancio, che deriva a sua volta dalle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, e cioè dall'impostazione che il ministro Padoan ha dato, non ci sarà l'articolo 6. L'articolo 6 definiva la direzione generale in sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la mobilità ciclistica, cioè in qualche modo si stabiliva che al Ministero dei Trasporti c'è una cabina di regia per portare avanti le iniziative, le azioni, le strategie che questa legge mette in maniera, come dire, molto condivisibile, nero su bianco, in questo testo. Allora, io vorrei che il ministro Delrio chiamasse il suo collega, il ministro Padoan, perché forse avremmo dovuto interloquire con lui, perché nel momento in cui il ministro Delrio, con i parlamentari del PD, con il relatore, con il ministro Franceschini, con il presidente della Commissione Ambiente, con il presidente della Commissione Trasporti, si mette a interloquire, a stabilire che questo è un buon testo di legge, perché ricordo, questo testo di legge è del Partito Democratico, e poi alla fine lo stesso governo dà parere negativo, è evidente che noi qui davanti oggi. Posso? Dicevo, è evidente, Presidente, che questo Parlamento qui oggi davanti non ha un ministro con poteri o con competenze, è semplicemente un burattino che evidentemente. Ribadisco il concetto, Stavo Presidente. parlando con il Ribadisco il collega concetto, non ho Baldelli. detto nulla di Allora, sconveniente. onorevole De Lorenzi, se guardi, la Presidente, richiamo no, all'ordine e perché ho per capito cosa? la Non mi ha parola. neanche La ascoltato, richiamo Presidente, l'ha all'ordine e al distratta. rispetto dei ruoli e delle persone qui dentro, onorevole De Lorenzi. Finisca il Presidente, suo io ho il intervento. massimo rispetto, ma se qui c'è una persona che fa scena muta, accorda degli emendamenti e poi evidentemente questi emendamenti vengono, come dire, bollati con un parere contrario, perché quel parere evidentemente l'ha dato qualcun altro, evidentemente qui davanti abbiamo una persona che fa la veci di un fantoccio e non. Onorevole De No, è la Laurentiis, verità, onorevole Presidente. De Laurentiis, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Concluda il suo intervento in maniera Concludo. rispettosa, altrimenti la devo espellere dall'aula. Presidente, Presidente, non c'è. Colleghi, non c'è alcun problema, non c'è alcun problema. Sto dicendo semplicemente che evidentemente in quest'aula chi prende le decisioni e chi ha dato questi pareri non è il ministro Delrio. Se questo voi lo riuscite a negare, io ne sarei contento. Allora, Presidente, dicevo. Grazie alla triangolazione Ragioneria dello Stato, Commissione Bilancio e Governo che dà il parere, avete assolutamente bocciato l'articolo 6, che era il cuore di questo provvedimento, cioè avere una cabina di regia presieduta dal Ministro dei Trasporti che potesse dare attuazione a una visione di lungo periodo, con effetti immediati e benefici a tutti i cittadini italiani già dall'immediato, e questo purtroppo non siete riusciti a garantirlo. Grazie.